Ognuno ha il suo mostro, ma in fondo al bosco, nel buio, c'è sempre un mostro. La scomparsa del piccolo Tommy. Riportateci, vi prego. Ispettore. Nessun commento. Il mistero rimane, il corpo non è mai stato ritrovato. Quello che mi piaceva è di questa linea narrativa e comunque di dell'emozione che Manuel aveva, diciamo, era ritrovare suo figlio e poi pian piano, quando i dubbi affioravano anche in lui, scatenati da Linda e da tutti quanti intorno, però mi piaceva pensare che comunque a lui non interessasse poi se fosse veramente lui o no, perché comunque lui un figlio non ce l'aveva più, comunque quel figlio non c'era più e ne trovava un altro, quindi che fosse il suo figlio genetico o meno poco importava. E queste sono delle congetture che ti fai tu, però nel senso, diciamo, io pensavo anche a quello e per come si snoda poi il film mi sembrava giusto, perché poi in fondo poi lui riesce a andare avanti in qualche modo senza, dopo tutto quello che succede, con una vita distrutta riesce a ripartire in fondo, no? Che ne pensi? A lui. Posso vederlo? Tommy è ancora molto confuso. Non sappiamo cosa è passato durante questi anni. Io ero molto terrorizzata e in alcune scene lo ero ancora di più. E il carico emotivo del mio personaggio è tanto e devo dire che l'assetto del film fatto da tutti i ragazzi giovani mi ha permesso di viverlo con più serenità, no? Nel senso, lì c'è stato un giorno in particolare, io sono arrivata sul set, ero molto, molto nera, diciamo, come tipo di energia, e mi veniva da piangere ed ero così super emotiva. Poi è arrivato Luca, il parrucchiere, che mi ha detto: mo stiamo a fare un film, eh? E lì mi sono messa a ridere, ho detto sì, perché devo piangere, perché devo stare così male, cioè alla fine è un film e devo riportare una cosa. Quindi, diciamo, le ansie, le paure, le fragilità erano compensate da un clima molto, per paradosso, molto leggero, fuori dal ciak. È silenzioso, sai che gli hanno fatto? Non ha il suo odore, non ha il suo sguardo. Che dici? Linda è sua madre, non lo riconosce neanche lei. Mio figlio decide io, va bene? Mio figlio è vivo, capito? Tutta colpa tua, lo sai. Ma l'abbiamo ritrovato, grazie! È lui! Io non sono padre, sono figlio, e quindi ho cercato di raccontare in scrittura, insieme a Davide e Isabella, anche loro sono figli e basta per ora, raccontare quella che poteva essere la storia di come avremmo immaginato noi dei genitori, partendo ovviamente da tanti casi di cronaca che abbiamo studiato, da come i genitori si comportano quando perdono un bambino. Sia la parte emotiva dei personaggi e la struttura, diciamo, da giallo, da film thriller, le due cose contemporaneamente. E i personaggi erano descritti bene tutti quanti, che è un altro elemento, insomma, fondamentale, no? Cioè, insomma, che in un film, diciamo, non c'era solo un personaggio a fuoco, due o tre. Mi sembrava scritto così bene, e alla prima lettura mi sono sia commosso che comunque appassionato al lato thriller, al lato giallo, e non ho neanche capito, quindi neanche un po' fregato e spiazzato, insomma. A me piacciono queste storie di genere. Per me è stata la stessa cosa che per Filippo, tant'è che appunto io avevo visto Filippo due volte, mi sono fatta dare il suo numero di telefono, l'ho chiamato ed ero sorpresa, perché avevamo avuto esattamente le stesse emozioni e la stessa sorpresa positiva nel leggerlo. Perché non mi vuoi? È stato lui, la sta facendo impazzire. Chi sei? Vai via. Questa è casa mia. Tu cosa vuoi da noi, eh? Non mi fai paura. Tommy! Filippo è un attore molto di pancia. Camilla è un'attrice che lavora tantissimo invece sulla costruzione del personaggio, sull'analisi critica e introspettiva del personaggio. Cerca di farla sua in modo quasi a entrarci dentro, a vestirla in qualche modo.